Nicola Balzerano, istruttore di fitness, avete organizzato tu e altri collaboratori un evento qui presso il centro sportivo M2, un evento di fitness che poi si è suddiviso in altre attività. Ci vuoi spiegare in che cosa consiste? Abbiamo pensato appunto di organizzare questo evento in collaborazione con altri istruttori, Luisa Fatica, che è la responsabile tecnica del centro sportivo M2, e anche un'altra istruttrice, Federica Felice, che è l'istruttrice di Pilates, dando vita a un movimento di fitness vero e proprio. Abbiamo pensato di suddividere questo evento appunto in dance house, step, Pilates, Macumba, Zumba, e con una formazione di group cycling con varie ride. E il nostro obiettivo è appunto quello di portare avanti la mentalità, diciamo, di fitness e far sviluppare il fitness qui a Campobasso, rendendolo appunto a pari con il resto d'Italia. Ecco, allora com'è lo sviluppo del fitness qui a Campobasso? Tu sei praticamente, oltre ad aver organizzato questo evento in sé con i tuoi amici, sei proprio un dipendente dell'M2, puoi fare il confronto anche con la realtà tua di origine, che è quella beneventana, quindi ci puoi ragguagliare un po' meglio. Sì, fortunatamente adesso sono qualche anno a questa parte che qui in Molise stiamo a parità, diciamo, con il resto d'Italia, soprattutto con la Campania, e facendo un lavoro è dura, però ce la facciamo perché ci spinge la passione, e quando c'è passione appunto c'è tutto. Ho pensato di chiamare, di invitare come ospiti tre ragazzi presenter internazionali appunto di questa disciplina che è il fitness, dimostrando appunto ai miei allievi che sono venuti qui oggi e altre persone la vera realtà del fitness in sé qui in Italia appunto.